Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Con questo video voglio fare un mega confronto tra i principali broker a disposizione degli investitori europei, in particolare noi italiani, per valutarne i costi commissionali di quattro strumenti di investimento in particolare. Azioni italiane, quindi la borsa italiana, mercato MTA, azioni degli Stati Uniti d'America a 360 gradi, quindi Nasdaq, New York Stock Exchange, altri strumenti di investimento, ETF Core, quindi per ETF Core che possono non essere lo stesso ETF per tutti i broker, ma sono definiti come quegli ETF che hanno delle commissioni zero o comunque commissioni ridotte, agevolate per l'acquisto e la compravendita di questi ETF all'interno di ciascuno dei vari broker. E l'ultimo strumento di investimento che considererò in questo mega confronto riguarda gli ETF non core, ovvero gli ETF che non sono nella lista degli ETF cosiddetti gratuiti o comunque che hanno un costo commissionale ridotto. Lasciate un bel like al video e immergiamoci in questo mega video di confronto subito dopo la sigla. Prima di iniziare, se sei nuovo sul canale, io mi chiamo Leonardo, parlo di finanza personale, investimenti e business su questo canale da oltre 4 anni. Se ti interessano questi argomenti ti invito ad iscriverti e attivare la campana di notifica per non perderti nessuno dei miei prossimi video. I broker che ho individuato io per il confronto che voglio fare all'interno di questo video sono Directa, DEGIRO, Interactive Brokers, chiamato IB, che ha commissioni sia variabili che fisse, XTB e Fineco. Perché ho selezionato questi broker? Perché alcuni li utilizzo io, credo che siano i broker più interessanti per chi vuole investire in Europa, e poi ho inserito Fineco. Ma vediamo tra pochissimo perché dico questo. Per quanto riguarda il regime fiscale, ho inserito una tabella che potete vedere qui a sinistra, e in particolare Directa e Fineco hanno un regime amministrato. Questo significa pochi problemi dal punto di vista della dichiarazione dei redditi. Invece, per quanto riguarda DEGIRO, Interactive Broker, XTB, essendo broker non italiani, operano in regime dichiarativo. Che cosa significa? Significa che sostanzialmente non fanno nulla dal punto di vista delle dichiarazioni dei redditi. Siamo noi che poi dovremo andare a produrre la dichiarazione dei redditi in base ai movimenti che facciamo all'interno di quei broker. Questo è un altro punto di confronto. All'interno di questo video voglio concentrarmi esclusivamente sui costi commissionali per i quattro strumenti di investimento che vedete qui a sinistra nella tabella, qui in alto. Ma come sempre nella scelta di un certo broker ci sono tante cose da andare a considerare, ad esempio il numero di strumenti di investimento disponibili, azioni, ETF, ma dobbiamo considerare anche altri strumenti di investimento che non vado a toccare all'interno di questo video. Se avete delle richieste, se avete dei suggerimenti, se avete ulteriori analisi che volete che io porti all'interno del mio canale, lasciatemi pure un commento sotto al video e porterò sicuramente ulteriori analisi. Partiamo con una breve analisi dei costi commissionali che ho riassunto in questa tabella che probabilmente fino a questo momento del video avrete già letto. Per quanto riguarda Directa, la commissione per le azioni italiane è pari allo 0,19% con un minimo di 1,5 euro, e questo modello commissionale è stato inserito all'interno dei grafici che vi mostrerò tra pochissimo. Questo vale anche per gli ETF core e gli ETF non core. Questo perché Directa offre degli ETF core, ma per ordini superiori, come controvalore a 1.500, 2.000, 2.500 euro. Quindi anche questo sarà modellato nei grafici che vi mostrerò tra pochissimo. Per quanto riguarda DEGIRO, le azioni Italia e USA costano 2 euro per azione, le commissioni di cambio sono pari allo 0,25%. Per quanto riguarda DEGIRO, io ho modellato questo costo andandolo a sommare ai costi totali quando andiamo ad acquistare azioni USA con DEGIRO. Per gli ETF core si passa 1 euro come commissione di gestione, per gli ETF non core il costo è pari a 3 euro sempre. Per quanto riguarda Interactive Brokers, ci sono due piani commissionali, variabile e fisso. Il variabile parte dallo 0,05% per le azioni Italia e un minimo di 2,50 euro. Sotto in piccolino vedete 1,25 euro come minimo, più ci sono altre commissioni relative alla borsa e altri costi per le operazioni, mentre nel caso di operazioni fisse abbiamo un minimo di 3 euro. Questo vale anche per gli ETF, non c'è una core selection per quanto riguarda Interactive Brokers per gli ETF, e quindi ci troviamo ad avere lo stesso piano commissionale sia per ETF core che ETF non core, che ho chiamato io così per semplicità. Per quanto riguarda le azioni USA trovate i costi mostrati nella tabella. Per quanto riguarda XTB abbiamo un costo commissionale pari a 0 euro fino a un volume mensile inferiore a 100.000 euro, dopo si passa a 0,2% di costo in funzione del valore dell'ordine. Nei miei calcoli non ho considerato un volume superiore a 100.000 euro, quindi i costi per XTB saranno sempre pari a zero. Per quanto riguarda Fineco, il modello considererà solamente il caso di
costi commissionali normali, quindi non under 30. Nella tabella ho specificato il costo per gli under 30. Le azioni costano 19 euro per ordine, le azioni USA 12,95 dollari per ordine, gli ETF 19 euro per ordine. C'è un piano commissionale degressivo se superiamo l'ammontare di commissioni, tipo sopra 100 euro mensili le commissioni passano a 9,95 euro per ordine. Perché utilizzate Fineco? Questa è la domanda chiave che mi sono posto mentre stavo scrivendo questo video. Passiamo adesso alla parte più interessante del grafico. Ultima cosa che ci tengo a sottolineare, come tasso di cambio modellato tra euro e dollaro, tasso di cambio 1 per rendere le cose più semplici, e il prezzo per azione pari a 20 dollari o euro. Questo perché le commissioni per le azioni USA, ad esempio di Interactive Brokers, sono calcolate come costo per azione acquistata o venduta. Andiamo quindi ad analizzare i costi per ciascuno dei broker per capire quando conviene utilizzare un broker piuttosto che un altro. Passiamo dalle commissioni per le azioni italiane e per leggere questi grafici in ascissa è presente il quantitativo dell'ordine, che potrebbe essere considerato il quantitativo medio di un ordine che fate voi in funzione anche delle dimensioni del vostro portafoglio, e in ordinata troviamo la percentuale relativa a quell'ordine del costo commissionale per ciascuno dei broker. Come potete vedere, la linea verde sarà sempre Fineco e sarà sempre la più elevata, e per questo ancora una volta mi chiedo: perché utilizzate Fineco? A questo punto quello che voglio fare è andare a rimuovere la linea di Fineco semplicemente per andare a ottenere un grafico zoomato in un certo modo e che possa dare dei risultati un po' più interessanti, non solamente escludere Fineco. A questo punto, come potete vedere, per ordini inferiori a circa 1000 euro diretta conviene per quanto riguarda le azioni italiane. Questo perché il minimo dell'ordine pari a 1,50 euro è sempre più basso rispetto al minimo dell'ordine per tutti gli altri broker dei quali ho intenzione di fare il confronto in questo video. In questo senso le commissioni fisse di Interactive Brokers per le azioni italiane sono le più alte e quelle di DEGIRO sono a metà tra diretta e Interactive Brokers. Questo risultato ha senso se consideriamo che Interactive Brokers o DEGIRO non sono broker specializzati nel mercato italiano. Diretta invece è italiano come broker ed è specializzato nel mercato italiano. È interessante notare che ci sono due crossover point, uno a circa 1000 euro di valore medio dell'ordine e uno a circa 1500 di valore medio dell'ordine. Questo è dato dal fatto che Diretta applica lo 0,19% di commissioni, Interactive Brokers lo 0,005% di commissioni, DEGIRO applica una commissione fissa che all'aumentare del controvalore dell'ordine sarà sempre più bassa in percentuale rispetto al controvalore dell'ordine. Come possiamo vedere, il broker che conviene di più dal punto di vista dell'acquisto di azioni italiane, almeno ad oggi, è XTB. Io personalmente non ho trovato dei dati sullo spread per quanto riguarda né DEGIRO né XTB né Interactive Broker né Direct né Fineco, perciò ho considerato questi calcoli a prescindere dallo spread applicato. Se conoscete quali spread applicato da questi broker, lasciatemi un commento sotto al video. Per quanto riguarda XTB, sul proprio sito è riportato che applica zero commissioni sugli ETF e sulle azioni italiane, strumenti reali, quindi XTB di gran lunga per le commissioni su azioni italiane è quello che costa meno. Questo risultato è ottenuto da dati oggettivi, non ho un'opinione fuorviata per qualche motivo. Sono dati oggettivi che ho raccolto dai dati disponibili nei siti web dei relativi broker. Per quanto riguarda le commissioni sulle azioni USA, ancora una volta Fineco e in questo caso anche Diretta sono particolarmente poco interessanti. Perché utilizzate Fineco? La domanda si ripete, fatemelo sapere nei commenti sotto al video. Andando quindi a fare uno zoom sui tre broker restanti, DEGIRO, Interactive Brokers e XTB, vediamo che ci sono tre crossover point che rendono XTB molto più conveniente rispetto agli altri broker, fino a ordini pari a circa 500 euro in media. Questo perché XTB applica una commissione pari allo 0,50% sul tasso di cambio, mentre gli altri broker, in particolare DEGIRO, applica 0,25%, e in effetti se guardate a quanto tende la linea gialla per ordini molto elevati, tende allo 0,25%, mentre se ricordavate Interactive Brokers ha una commissione che è relativa ai punti base, quindi lo 0,002% con un minimo di 2 euro.
In questo senso, per ordini superiori a 500 euro conviene utilizzare Interactive Brokers, ad oggi soprattutto dal punto di vista dei costi di cambio valuta rispetto all'utilizzo di DEGIRO o XTB. Ad esempio, io su Interactive Brokers sto vedendo ora che ho speso 1,86 dollari in commissioni per cambiare 4.311 dollari, quindi siamo attorno allo 0,04%. In generale, quindi, lo spread applicato è 2 punti base per l'euro e 2 punti base per il dollaro. Ha senso quindi, se vogliamo acquistare azioni USA, utilizzare XTB se abbiamo degli ordini piuttosto bassi, anche se XTB applica una commissione di cambio, oppure se gli ordini si alzano dal punto di vista del quantitativo medio, del controvalore medio, a quel punto possiamo scegliere XTB. DEGIRO costa leggermente di più, ma comunque rimane più vantaggioso, oltre gli 800 euro di valore medio rispetto a XTB. Per quanto riguarda gli ETF, ancora una volta Fineco ha un costo esorbitante, soprattutto per ordini bassi, mentre i costi si aggirano attorno all'1% se l'ordine medio è di valore pari a oltre 2000 euro. E quindi andiamo a rimuovere ancora una volta la linea di Fineco per concentrarci sugli altri broker più interessanti. Qui le cose sono piuttosto chiare: fino a 1500 euro di valore l'ordine di costo rimane sempre lo stesso. In particolare Interactive Brokers costa di più, perché sostanzialmente non abbiamo una selezione di ETF core su Interactive Brokers, o comunque ci sono ma sono disponibili solamente per gli investitori americani, non sono disponibili per gli investitori europei. Per quanto riguarda Diretta, il costo è piuttosto contenuto. Per quanto riguarda DEGIRO, siamo ad un costo ancora inferiore, pari a 1 euro per operazione, mentre per quanto riguarda XTB, gli ETF hanno un costo pari a 0, sostanzialmente sempre. L'unica differenza riguarda Diretta per ordini superiori a 1500 euro. In questo modello ho utilizzato questo come limite, ma esistono ETF su Diretta gratuiti a partire da ordini con un minimo di 2500 euro. In quel caso non sarebbe presente quella riduzione nel grafico che vi sto mostrando ora. È chiaro che questo è un modello e non può essere omnicomprensivo. Qualsiasi tipo di asset avrà dei costi differenti all'interno di un qualsiasi tipo di broker, e sta a voi andare ad analizzare di volta in volta qual è il broker che conviene di più a voi per i vostri obiettivi di investimento. Infine andiamo a vedere gli ETF generici, quindi il costo di un ETF generico non core, perché non soggetto a particolari promozioni. Per quanto riguarda un broker, ancora una volta Fineco ha un costo troppo elevato e quindi ho intenzione di rimuoverlo per andare a zoomare sugli altri brokers. Ecco quindi le commissioni dei broker senza Fineco. Vediamo Diretta, DEGIRO, Interactive Broker variabile, XTB. Prima era presente anche Interactive Broker fisso, ma la curva si sovrapponeva esattamente con la curva di DEGIRO, perciò ho deciso di lasciare solamente Interactive Broker variabile. Considerate che Interactive Broker fisso è uguale, pari pari a DEGIRO per come l'ho modellato io, ci tengo sempre a sottolinearlo. Diretta sostanzialmente costa meno per ordini inferiori a 1500 euro circa, quindi nella stragrande maggioranza dei casi credo proprio che sarà così. Per quanto riguarda XTB, in questo caso abbiamo ancora un grande vantaggio per l'acquisto di ETF senza commissioni. Ci tengo a sottolineare che il punto debole di XTB per quanto riguarda gli ETF è che offre sostanzialmente circa 250-300 ETF al massimo, non tantissimi. L'offerta di Interactive Broker, DEGIRO e Diretta è molto 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 più ampia, quindi non valutate XTB solamente da questo grafico, ma a 360 gradi andate a valutare tutti i broker in funzione di quello strumento che volete andare ad acquistare. In definitiva, quindi, i costi per quanto riguarda DEGIRO, Interactive Broker, Diretta, Fineco, mi faccio una risata, XTB, sono questi per i principali strumenti di investimento utilizzati da credo quasi tutti gli investitori, azioni e soprattutto ETF. XTB sembra convenire molto, ma non ha molti strumenti di investimento, soprattutto per quanto riguarda gli ETF. Diretta conviene per strumenti di investimento italiani e fino ad un certo livello di ordine medio, mentre per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di azioni USA, Interactive Brokers ad oggi è il più competitivo, seguito con un costo leggermente superiore da DEGIRO, poi XTB e poi Diretta e Fineco, che in realtà non convengono per l'acquisto di azioni americane. Questo video finisce qui, fatemi sapere cosa ne pensate con un commento sotto al video, trovate tutti i link ai broker
sempre in descrizione a questo video. Se volete sapere altri confronti, se volete che io porti magari delle analisi su alcuni broker specifici che non ho trattato all'interno di questo video, fatemi sapere con un commento, scrivetemi una mail, contattatemi in qualche modo, io cercherò di produrre il più possibile questi contenuti. Grazie mille per aver guardato, noi ci vediamo al prossimo video. Buon investimento!